Le coccolate troppo, per questo tornano da voi. Solo il 4% delle donne che avete accolto si è reinserito. Non possiamo continuare a spendere senza risultati. Che combinate? Lo aggiustiamo. Chantal può fare delle riparazioni e anche le altre sanno fare qualcosa. Può essere un modo per aiutarvi. Vi confronterete col mondo del lavoro. Si fanno chiamare Lady Di, Edith Piaf, Brigitte Macron, Beyoncé. Sono le donne senza fissa dimora che fin dalle 8 del mattino fanno la fila davanti al cancello d'ingresso dell'Anvol, un centro diurno che permette loro di farsi una doccia, bere un caffè, recuperare anche solo per qualche ora un decoro smarrito. Sono loro, le invisibili, le protagoniste del film di Louis-Julien Petit, ispirato ad un documentario e a un libro di Claire Lejeune. Una commedia sociale che con ironia e sensibilità si fa ritratto di un disagio femminile profondo, attraversato da solitudine, emarginazione, senso di sconfitta. Sulla scia del cinema di Ken Loach, nutrito di impegno civile e proteso al riscatto individuale, e sorretto da una sceneggiatura capace di contenere la sofferenza del dramma nella grazia leggera del racconto, Le Invisibili colloca in parallelo le storie delle senza tetto con quelle delle quattro assistenti sociali costrette a fare i conti con la chiusura del loro centro imposta dalle autorità cittadine per lo scarso reinserimento lavorativo delle clochard. Riparo elettrodomestici. Ho imparato in prigione perché ho ucciso mio marito. No, aspetta, Chantal. Non dico bugie. Dille invece. Animato da una disobbedienza civile finalizzata al recupero dell'autostima e interpretato da poche vere attrici, da molte non professioniste che hanno realmente vissuto la precarietà quotidiana, Le Invisibili trova nel cast davvero ben assortito la ragione stessa della sua vitalità. Senza nascondere le divergenze di vedute delle dirigenti nelle linee gestionali dell'istituto, nemmeno le loro insicurezze, e senza appiattire allo stesso tempo i profili delle donne senza fissa dimora, tutte con una propria, specifica vicenda dolorosa alle spalle, il film di Louis-Julien Petit mette in mostra una solidarietà femminile esemplare, uno slancio di generosa umanità che accomuna assistenti e assistite, una difesa della dignità umana che si traduce sui titoli di coda senza moralismi e retorica in una divertente, salutare ed emozionante lezione di vita. Mi chiamo Lady D. No, non ti chiami Lady D? Per caso sei Lady D? No. Allora usa il tuo vero nome.